Siamo agli sgoccioli. Bambini, aiutiamo mamma. Facciamo la carta del menù. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Buona vigilia, ragazzi! Buona vigilia di Natale a tutti! Siamo pronti? Le mamme stanno apparecchiando la tavola, le nonne sono in fermento e noi piccoli, sì, noi piccoli, cosa facciamo? Perché non aiutiamo mamma preparando la carta del menù? Oppure abbiamo fatto un bel biglietto per tutti? E allora sentite questa idea, perché questo biglietto va bene sia come carta del menù, e potete farla anche voi genitori, che come bigliettino augurale, magari il bigliettino dell'ultimo minuto da far fare ai più piccoli, sempre in presenza dei grandi, mi raccomando. Prima di passare al tutorial vi ricordo che Arte per Te può essere supportata tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi lascio qui il video di riferimento in cui vi spiego tutto e vi ricordo anche che vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ombretta è il mio canale di lifestyle e beauty e Due Cuori Una Cappa il mio canale di cucina che ho insieme a quel birichino di mio marito Gabriele. Vi ricordo che vi aspetto anche su Instagram, il mondo fotografico di Arte per Te, cercate pennello bianco su fondo rosso e vi si schiuderà un mondo di foto tutte relative ai miei canali. Vi aspetto anche su Facebook, il link lo trovate qua sotto, ma soprattutto se i miei video vi piacciono mi raccomando mettete un bel pollice in su, una bella condivisione sulle vostre pagina Facebook e lasciatemi tanti commenti per farmi capire se questo genere di video vi piace oppure no. Adesso andiamo a creare la nostra carta dei menu tema Natale. Ed eccoci pronti per creare la nostra card barra carta del menu di Natale. Usatela come volete, ma fatela e fatela insieme a me. Un foglio di carta rossa, ma va bene anche bianca, gialla, verde, qualunque colore stia bene con il Natale. Io la preferisco rossa. Un bel compasso, dei festoncini natalizi così sottili, oppure se avete questi cordoncini in ciniglia, quelli con l'anima pieghevole, potete utilizzare anche questi, anzi vi dirò di più, io utilizzerò proprio questi, mi sa, lo scopriremo strada facendo. Un tagliabalza. Degli strass in quantità, ma se non avete gli strass usate i pompon o anche i bottoni, tante alternative. Ci servirà una stellina, anch'essa colorata. Io non ce l'ho del colore che voglio, la vorrei o rossa o dorata, e allora poi la colorerò io intingendola nel glitter dorato o rosso, e per questo mi servirà anche della Vinavil. Ma se voi avete del foamy già rosso dorato non c'è bisogno che la facciate voi. In alternativa potete utilizzare anche una coccardina, una di queste per i regali di Natale, un dotter o una penna Bic, tipo Bic, una qualunque penna che non scriva più, però non deve scrivere, ci serve per fare la piegatura della carta, e poi per incollare il tutto la mitica attacca tutto. Se le avete ci occorreranno anche delle forbici a zig zag. E come carta io ho scelto la carta vellutata adesiva. Questi bellissimi album io ve li consiglio tantissimo per i bambini. Enzo si diverte un sacco a ritagliare le pagine degli album di carta adesiva vellutata e a creare i propri collage in maniera estemporanea. Io la utilizzerò nel colore verde, ma come vedete questi album hanno pagine di tutti i colori e i colori sono sgargiantissimi. Vi faccio vedere: rosa, bluetto. Quando eravamo piccoli noi si usavano tanto a scuola, ora sono andati proprio desueti. Quindi carta velluto, ma potete utilizzare qualunque carta colorata verde, quindi cartoncino, carta velluto, carta da fotocopie, quello che avete a disposizione. Iniziamo subito. Prendiamo il foglio di carta velluto e prendiamo il compasso con apertura 21 cm, così. Su uno dei margini laterali poggiamo il compasso, ok, e accertiamoci che ci siano 21 cm da ambo i lati. Quindi tracciamo una semicirconferenza, quindi mezzo cerchio, e ritagliamolo. Voilà, così. E piego a metà il foglio. Adesso piego
uno dei due margini, questo qui, fino a farlo combaciare con quello interno. Voilà, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, a questo punto spiccico la cartina protettiva. Profumo di figurine Panini. E faccio aderire le parti che avevo piegato. A questo punto prendo un foglio rosso, sovrappongo, ricalco la forma. Dopodiché però la ritaglio con la forbici a zig zag, mezzo centimetro più in dentro della linea che ho tracciato. Vi faccio vedere. Se non avete le forbici a zig zag, tagliatelo mezzo centimetro più stretto e basta. Adesso pieghiamo ben bene, mettiamo un pochino di colla sul retro della nostra carta rossa e appiccichiamola all'interno del nostro bigliettino. Una volta trovata la giusta locazione, stiriamola bene con le mani, così, con un bulino e un righello oppure semplicemente a mano, tracciamo la piega di mezzo. Quindi prendiamo il centro e pratichiamo una leggerissima piega senza strappare la carta, che è delicata, giusto per dare l'impronta di piega, e pieghiamo. Voilà, ci verrà semplicissimo e sarà piegato benissimo anche all'interno. Come prima cosa prendiamo un po' di questi laccetti e cominciamo ad appiccicarli creando dei festoni colorati. Ovviamente io decorerò solamente una parte, quindi metto dinanzi a me, piego un po' il bastoncino e lo attacco così. Posso anche mettere la colla direttamente sul bastoncino e lasciarla incollare. Quindi taglio l'eccesso. Che carino, già così è bellissimo. Abbelliamo con gli strass. Io userò gli strass, voi se volete potete utilizzare anche i pompon. Ok, basta così. Modello base, così. Ora faccio le foto e ve lo lascio. Modello upgrade. Ho anche detto modello quella pazza di ombretta, decidete voi. Prevede che questi striscioni diventino anche loro così. Ma che grazioso! Se volete, terminatelo così. Che festa, che festa! Adesso spargiamo un po' di colla su tutta la stellina e buttiamola nel glitter. Quindi tiriamola fuori. Voi fatela totalmente asciugare se dovete fare come me. Io la metto immediatamente perché ho troppa fretta di vedere il lavoro finito. E applichiamo in alto la nostra stellina. Spero che il dono della fantasia giunga a tutti voi attraverso questo scintillante Natale. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
Visto, questo progetto è davvero versatile, può essere un bellissimo bigliettino augurale per i nonni, per gli zii, fatto dai bimbi, o può essere una bellissima carta all'interno della quale conservare il menù delle feste da fare trovare sulla tavola, così che i commensali possano sfogliarla e scoprire le delizie che avete preparato per loro. Bene, ditemi come la farete, ditemi se cambierete un pochettino le decorazioni, perché io mi auguro questo. Io vi lancio un'idea, ma poi voi interpretatela e ricreatela a seconda dei materiali che avete in casa, attraverso la vostra creatività e il vostro gusto, e magari postatemene un po' sulla pagina Facebook di Arte per Te, in modo che anche io possa partecipare delle vostre tavole di Natale. Bene, detto ciò, non mi rimane che augurarvi una splendida vigilia. Buona vigilia a tutti, che questa sera sia una sera piena di gioia, armonia, pace, serenità, e soprattutto che Babbo Natale venga con ciò che più desiderate, non soltanto di materiale, soprattutto di spirituale. E vivete tutti la vigilia che desiderate, tutti quanti, e sia anche chi la fa passare così in cavalleria. Vi voglio un gran bene, noi ci vediamo domani per gli auguri fatti bene. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, buona vigilia di Natale, ciao!